Ritorniamo in diretta su Radio Yes e allora lo facciamo come detto in apertura per parlare della legge di stabilità presentata ieri in Consiglio dei Ministri da il Premier Letta, una legge che è stata annunciata come la prima legge di stabilità dopo tanti anni che non prevede un aumento delle tasse. In qualche modo Letta aveva detto a porta avrà come cuore l'intervento per ridurre le tasse sul lavoro e aumentare i soldi in busta paga dei lavoratori, ma si osserva che a conti fatti questi auspici non sono stati riscontrati in qualche modo. C'è molta delusione, ci sono critiche da parte di Confindustria e da parte anche dei sindacati che lamentano delle misure estremamente ridotte, di poca entità. Si è detto anche gli stessi tagli al cuneo fiscale sono tagli sicuramente che non rispondono a quelle che erano le attese. Queste un po' le dichiarazioni che sono venute oggi appunto sia da sindacati che da Confindustria. Insomma, la questione è veramente all'attenzione delle forze sociali ed anche delle forze politiche. La manovra varata ieri dal Consiglio dei Ministri, si è detto, non è sufficiente a rilanciare lo sviluppo, piuttosto si rischia di replicare un po' quello che è accaduto un anno fa con la seconda manovra del governo Monti, osserva ancora Enrico Marro sul Corriere della Sera. Una manovra, quella di Monti, che puntava anch'essa sulla riduzione dell'IRPEF in maniera diretta anziché attraverso le detrazioni, tagliava infatti di un punto le due aliquote più basse. Su questo si impegnavano nel 2013 oltre 4 miliardi. La manovra in Parlamento fu riscritta e le aliquote IRPEF rimasero immutate, in compenso aumentarono però le detrazioni sui carichi familiari e si stabilì che non sarebbe scattato l'aumento IVA a luglio. Quella legge di stabilità, dice ancora Marro, non ha rilanciato la crescita, anzi la recessione è stata maggiore del previsto, e quindi anche questa volta il Parlamento probabilmente cambierà la manovra, ma chiaramente si teme che ci saranno ancora una volta tanti piccoli interventi che però rischiano anche di annullarsi a volte anche tra di loro. E insomma, una manovra che chiaramente non incontra il favore, come dicevamo, dei sindacati e di Confindustria. Non c'è un cambio di passo né sulle tasse, perché la pressione fiscale scenderebbe in misura infinitesimale, né sull'evasione fiscale, né sulla spesa, né sul debito pubblico. Ma vediamo appunto nel dettaglio alcune di queste misure, e abbiamo subito in collegamento telefonico con noi Domenico Proietti, segretario confederale della UIL. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori. Senta, allora, i sindacati appunto si sono espressi in maniera estremamente contraria e negativa rispetto a questa legge di stabilità. Ecco, qual è il suo parere? Dopo mesi di annunci di voler ridurre le tasse sul lavoro per agganciare la ripresa, non si è fatto niente praticamente, lo diceva lei, c'è una riduzione irrisoria che non servirà a nessuno. Noi crediamo si sia persa una grande occasione per segnare una svolta nella politica economica. Speriamo ancora che durante l'iter parlamentare ci sia la possibilità di intervenire per una riduzione sostanziale della tassazione. Noi faremo un'ampia mobilitazione in tutto il Paese, non escludiamo nessuna forma di lotta, perché pensiamo di avere delle buone ragioni da far valere. Ecco, quali sono in particolare i punti di questa legge di stabilità che non condividete? Ma non condividiamo il fatto che praticamente non si è fatto niente per ridurre il cuneo fiscale e dare un po' più di soldi in busta paga ai lavoratori e nelle pensioni a milioni di pensionati. Il Presidente Letta aveva preso degli impegni molto precisi davanti al Parlamento, davanti alle forze sociali, e poi di fatto però non si è fatto niente. E non si è fatto niente perché non si è voluto affrontare il nodo dei tagli della spesa improduttiva, dei tagli dei costi e dei sprechi della politica. Noi abbiamo indicato per la prima volta, insieme anche a Confindustria, un piano di interventi, di tagli, di ristrutturazioni per recuperare risorse preziose da destinare
alla crescita, e a fronte di questo impegno straordinario delle parti sociali, il governo ha ripiegato sulle logiche all'interno della maggioranza e ha partorito questa che certamente non è una legge di stabilità che favorirà la crescita economica. Senta, però ci sono anche sgravi per le assunzioni, detrazioni per le fasce medio-basse. Allora, l'esecutivo ha previsto infatti agevolazioni per abbassare la pressione fiscale. 1,5 miliardi sono destinate alle detrazioni del lavoro sulle fasce medio-basse, 40 milioni di euro per l'IRAP sulla quota lavoro. Lei come legge questo tipo di intervento? È il classico topolino: di questo miliardo e mezzo, tenga conto, ci sarà un beneficio che va dai 10 ai 100 euro, quindi siamo di fronte a niente. Il discorso invece, pur interessante, degli sgravi per chi assume, noi l'abbiamo salutato con favore, ma il tema è: se non c'è lavoro, se non c'è produzione, le aziende non possono assumere anche se hanno degli sgravi. Certo. Per questo era necessario fare una svolta che facesse rimettere in moto il nostro sistema produttivo. Allora in quel caso si creano nuovi posti di lavoro e le aziende sono ancora più incentivate ad assumere se hanno dei benefici. Ma quali sono allora le misure però per riattivare la produttività delle aziende, riattivare anche forse la domanda a questo punto? Esatto, noi dobbiamo tornare a riattivare la domanda, dobbiamo riprendere i consumi. Per riprendere i consumi bisogna dare un po' di soldi a 35 milioni di persone che sono i pensionati e i lavoratori dipendenti, che sono quelli che in questi 10 anni si sono impoveriti. Se ridiamo un po' di disponibilità economica a questa enorme fascia di cittadini italiani, si torna a consumare e quindi si torna a produrre e quindi si creerà anche dell'occupazione. In questo modo noi rischiamo di continuare anche per il 2014, mentre tutti gli altri paesi europei tornano a crescere, l'Italia avrà ancora una recessione o una crescita pari a zero. Sì. Questo è quello che ci preoccupa di più. Noi confidavamo nell'azione del governo Letta perché all'inizio aveva preso solennemente un impegno in Parlamento, impegno che in queste settimane purtroppo è svanito. Ecco, lei diceva appunto bisognava intervenire sulle pensioni. Un intervento sulle pensioni c'è, però riguarda la mancata indicizzazione, cioè l'aumento progressivo delle pensioni stesse al crescere di quella che è appunto l'inflazione. Questo stop, questo blocco riguarda le pensioni sopra i 3.000 euro. È d'accordo con questa misura? Assolutamente no, noi siamo riusciti, perché noi non dobbiamo dimenticare, veniamo da 2 anni di blocco della rivalutazione che ha anche problemi di costituzionalità. Adesso hanno innalzato questo limite, l'hanno portato a 3.000 euro, che poi nette sono 2.000 euro di pensione, quindi non è che stiamo parlando di cose eccezionali. Il punto è che noi dobbiamo rivalutare tutte le pensioni frutto di contributi versati, che in questi anni si sono impoveriti. Dopodiché è giusto chiedere un contributo di solidarietà alle cosiddette pensioni d'oro, perché è estremamente giusto, alle pensioni che sono di 80-100 mila euro all'anno, lì si può intervenire, perché molto spesso queste pensioni non sono neanche frutto di contributi versati. Allora ecco, noi abbiamo una visione completa dei temi, l'abbiamo sottolineato, l'abbiamo scritto. Purtroppo queste scelte non rispondono alle esigenze che noi abbiamo indicato e ci batteremo già dalle prossime settimane durante l'iter parlamentare affinché almeno una parte delle cose che noi proponiamo siano accolte. Sì, tra l'altro avete annunciato anche uno sciopero in qualche modo. Sì, noi abbiamo detto che ci riuniremo adesso con CGIL e CISL per valutare questo piano di mobilitazione. Noi non è che ci divertiamo a fare gli scioperi, perché gli scioperi hanno un costo per i lavoratori, però di fronte a questa inerzia del governo che rischia di compromettere una possibile ripresa che in Europa è partita, noi abbiamo la responsabilità di dire con chiarezza le cose che bisogna fare e la politica si deve assumere la responsabilità rispetto a quello che fa e soprattutto rispetto a quello che non fa. Quindi noi nei prossimi giorni faremo la nostra votazione e sicuramente ci faremo sentire. Senta, ci sono però anche delle misure in favore della cassa integrazione in deroga. Sono stati stanziati per il 2014 600 milioni. Anche qui è un topolino, una misura quindi troppo minima? No, in questo caso è una misura importante che dà certezza per diversi mesi alla cassa integrazione, ma anche il discorso della cassa integrazione noi lo dobbiamo vedere nell'insieme della politica economica. Mantenere i lavoratori legati alle proprie aziende che in questo momento sono in difficoltà per la crisi
potrà essere un grande valore quando la crisi sarà finita, perché quelle grandi professionalità che sono state tenute in azienda potranno tornare a produrre, quindi è un patrimonio non solo per l'azienda ma per tutto il paese. Quindi i soldi per la cassa integrazione sono soldi importanti, non solo perché permettono a queste persone di sopravvivere, ma permettono anche di conservare all'interno dell'azienda un patrimonio di professionalità che altrimenti sarebbe disperso e vanificato. Sì, senta, lei parlava anche delle imprese, è previsto 1 miliardo per gli investimenti e poi altri 500 milioni da dare agli enti locali per i versamenti dei debiti arretrati, quindi in qualche modo anche qui un po' di linfa arriva. Sì, però è il taglio complessivo che è troppo poco. È chiaro che se si allenta il patto di stabilità per i comuni virtuosi che possono fare degli investimenti perché hanno le risorse, è estremamente positivo. Ci vorrebbe però più coraggio, ci voleva un piano che scommetteva su una ripresa nel 2014 dell'Italia, perché se c'è la ripresa ci saranno anche più entrate per lo Stato. Certo. Quindi quello che adesso si metteva nella disponibilità e che sembrava non avere coperture, a fine anno invece queste coperture, se la ripresa riparte, si possono avere. Noi avevamo proposto addirittura una clausola di salvaguardia, perché noi abbiamo a cuore l'equilibrio dei conti dell'Italia, non è sì. che siamo spendaccioni. Noi avevamo detto, facciamo un intervento significativo di 8-10 miliardi sul costo del lavoro, lo finanziamo con tagli alla spesa improduttiva e una parte delle risorse recuperate nella lotta all'evasione fiscale, mettiamo una clausola di salvaguardia, sì. A ottobre dell'anno prossimo questi obiettivi non sono centrati, ci dovremmo fare carico tutti di riportare in equilibrio i conti. Quindi certo. Questo per dire che abbiamo fatto una proposta molto seria, molto credibile. Insomma, staremo a vedere come quindi risponde il governo. Come lei diceva, si è detto è una proposta, sono delle misure di entità minima rispetto a quelle che sono le necessità, però ora la speranza in qualche modo è che nei passaggi che ci saranno in aula, quindi in Parlamento, che questa legge possa essere modificata. Quindi il vostro sarà anche un appello alla classe politica. Ma il nostro è un appello e un atteggiamento molto costruttivo. Noi ci mobilitiamo, lotteremo, ma non per una lotta fino a se stessa. Noi vogliamo conseguire dei risultati, perché oggi più che mai siamo convinti che questo che noi proponiamo è naturalmente nell'interesse dei lavoratori e dei pensionati, ma in questo momento è nell'interesse del Paese, perché tutti gli organismi internazionali, il Fondo Monetario, la Banca Europea, la Commissione Europea, hanno detto che l'Italia torna a crescere solo se si taglia il costo del lavoro, certo. Solo se si dà un po' più di disponibilità, meno tasse a lavoratori, pensionati e imprese. Certo. Quindi le cose che noi proponiamo sono sì in riferimento alle persone che rappresentiamo, ma in questo momento sono nell'interesse di tutto il Paese. Senta, il Premier Letta ha annunciato anche il lancio di un vero e proprio piano industriale per l'Italia. In qualche modo le crisi delle grandi aziende, di quelle anche che hanno fatto la storia, il nome dell'Italia all'estero, sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di Telecom, parliamo di Alitalia, parliamo dell'Ilva, sono tanti i fronti, i tavoli aperti delle crisi industriali. Anche lì come dire, non c'è tempo da perdere. Ma si è perso troppo tempo rispetto a questi temi. Noi dobbiamo avere una politica industriale. Noi rimaniamo il secondo paese industriale d'Europa, ma è possibile che il governo assista inerme all'Alitalia, alla Telecom? Cioè, si deve intervenire. È chiaro che viviamo in una fase di globalizzazione, viviamo in una fase in cui i mercati rispondono a logiche che abbiamo tutti chiare, ma l'azione dello Stato di indirizzo, di guida, di politica industriale è più che mai necessaria, perché in Francia lo fanno, negli altri paesi lo fanno, e non si capisce perché in Italia questo non debba essere fatto. Quindi è un altro terreno sul quale noi incalzeremo il governo affinché ci sia un piano molto concreto di politica industriale, perché da lì passa la possibilità non solo di salvaguardare i posti di lavoro, ma di creare nuove buone occupazioni. Noi sì. abbiamo ancora tante aziende leader nel mondo e queste aziende devono essere messe in condizione dallo Stato di funzionare bene. Certo. Senta, un'ultima domanda, Proietti, forse una buona notizia è che i tagli annunciati al comparto della sanità in realtà non ci sono in questa legge. In qualche modo si tira un sospiro di sollievo, perché anche la categoria degli operatori sanitari in questi ultimi anni ha in più occasioni messo in evidenza la crisi della sanità pubblica, proprio anche dovuta ai tanti tagli subiti in questi ultimi anni. Ma questo non c'è dubbio, ma noi anche qui però dobbiamo guardare e introdurre un metodo nuovo. I tagli che sono stati fatti in questi anni sono stati i cosiddetti tagli lineari, sì. che hanno colpito senza scegliere.
Noi proponiamo invece di fare dei tagli selettivi, faccio un esempio, non riguarda solo la sanità, ma riguarda tutta la pubblica amministrazione. Noi avevamo detto al governo, fai un decreto per introdurre i costi standard. Esatto. Non è possibile che lo stesso bene acquistato a Milano c'ha un prezzo, a Palermo c'ha un prezzo 8 volte diversa. Sì. Si fa una centrale uno degli acquisti, noi avevamo anche quantificato i risparmi, si poteva arrivare nel 2014 a risparmiare 3 miliardi. Quindi questo significava non indebolire i servizi pubblici, non indebolire la sanità, ma realizzare dei risparmi razionalizzando la spesa. Esatto, potenziandolo quindi, certo. Certo. Insomma, staremo a vedere allora come si svolgerà nei prossimi giorni il dibattito su queste misure e ci auguriamo anche noi che si realizzino delle modifiche sicuramente più utili per i lavoratori, per le imprese, come del resto era stato anche annunciato e promesso. Grazie a Domenico Proietti, segretario confederale della UIL. Arrivederci. Grazie a voi, buonasera.